C'è da dire che le difficoltà di questi mesi però stanno creando purtroppo le condizioni ideali perché le organizzazioni criminali ne possano approfittare. Ora hanno messo gli occhi, le mani sui vaccini. Già da tempo stavano tentando di mettere le mani sui contributi a sostegno delle aziende in difficoltà a causa della pandemia, oppure sui servizi di sanificazione per le strutture turistiche e commerciali. Ma ora, con l'arrivo del vaccino anti-Covid-19, i clan mafiosi starebbero tentando di infiltrarsi nella catena che si occupa della distribuzione, soprattutto nelle fasi iniziali, con un'elevata domanda e una prima disponibilità molto limitata del vaccino. La convinzione è che le organizzazioni criminali stiano cercando profitto attraverso attacchi informatici al sistema sanitario per carpire informazioni riservate. L'allarme è contenuto nel quarto report dell'organismo di monitoraggio voluto dal capo della polizia Franco Gabrielli. Se dal 1 marzo al 31 ottobre del 2020 i reati tradizionali hanno subito una flessione del 25%, quelli informatici hanno incrementato il trend del 34,8%. Secondo l'organismo di monitoraggio presieduto dal vice capo della polizia Vittorio Rizzi, le mafie prestano anche particolare attenzione alle risorse che in futuro saranno garantite nell'ambito del Recovery Fund. Alto il rischio di infiltrazione in tutti quei settori economici più danneggiati dalle chiusure, ristoranti, alberghi, locali di intrattenimento, che potrebbero essere rilevati a prezzi irrisori da chi possiede liquidità e ha necessità di riciclare denaro sporco.